Circa un annetto fa, forse anche un po' di più, ho pubblicato un video che è piaciuto anche parecchio, dedicato ai numeri doppi, 11-11, 22-22, poi quelli a specchio, 21-51 e via dicendo. Ed era piaciuto, dicevo. Oggi voglio dedicare questo video ad un'altra cosa, il perché noi vediamo sempre lo stesso numero. Vediamo il 6, oppure il 10, oppure il 5, ci sono varie situazioni e tutte queste ci appartengono, ci stanno parlando. Io oggi rispondo a Deborah, che scrive anche lei nella pagina delle live sotto i commenti, vi lascio il link in descrizione per fare la vostra domanda, e rendendola un po' sintetica perché il messaggio è lungo, dice: mi capita spesso che nella mia vita ci sia sempre il numero 7. Allora, il 7 ha un suo significato, però vedremo una serie di cosine importanti, ma subito dopo la sigla. Ebbene, sono Fabio Nezzak e questo è un nuovo video. Deborah ci dice: io vedo spesso il 7. Il 7 ha i suoi vari significati, ma potrebbe vedere il 10, potrebbe vedere il 15, tu che stai seguendo. Potrebbe essere che vedi spesso il 21, l'11. Al di là di quale numero, questo è un messaggio che l'inconscio familiare, collettivo, personale, più quello familiare personale a parer mio, ti sta lanciando. Ti sta dicendo: guarda che ti ricordo che, solo che tutto questo richiede la conoscenza dei numeri. Io ho l'apposito sito, l'apposito videocorso, se volete, si chiama Corso di Numerologia, che è anche in offerta, se volete approfittatene perché potete capire il significato dei numeri, però non era questo l'obiettivo. Il fatto che io vedo sempre il 7, per ipotesi, mi può dire: guarda che in genealogia è accaduto un fatto 3 generazioni fa che ti sta riguardando, un fatto di un matrimonio che accadde proprio, si sposarono proprio il 7, questi tuoi zii, bisnonni, trisavoli, quello che è. E quel matrimonio energeticamente sta un po' interferendo con la tua vita di coppia. È per fare un'ipotesi, non è una risposta definitiva questa. Però in un numero ci stanno caratteristiche varie, vi dicevo, e ogni numero ha due facce, una bella e una brutta. Quella brutta non viene vista come un tempo per prevedere cose cattive, brutte, via dicendo. Al contrario, nelle ultime epoche viene vista come una chiave di lettura per favorire l'evoluzione. Mi spiego. Se io parlo del 7, dove nei tarocchi c'è un carro, ci sono due cavalli, questi vanno uno a destra e uno a sinistra, nasce il cosiddetto conflitto di direzione. Dove vado? Avremo modo di parlare in un altro video, che tra l'altro devo pubblicare a breve, di una persona che ha difficoltà a guidare l'auto. E praticamente questo numero ti sta dicendo: guarda che hai un conflitto di un qualcuno che nella genealogia ha ritenuto di aver fatto una scelta sbagliata firmando quel contratto, quindi tra due scelte ha fatto la scelta ritenuta da lui sbagliata e anche magari dalla famiglia, e l'ha fatta proprio il giorno 7. Quindi cosa significa? Che dentro un numero ci può essere una moltitudine di date di nascita o di accordi, ma anche l'indicazione che quello può essere un numero fortunato per te, cioè del tipo: inizia l'azienda il giorno 7. Come sfruttare tutto questo? Visto che esiste un aspetto su cui lavorare, aspetto conflittuale del numero, e un aspetto positivo, diciamo un punto di arrivo, concentrati sul punto di arrivo. L'aspetto positivo, adesso vi do qualche chicca sul 7 già per rispondere, insomma, a Deborah, mi sembra giusto. Poi ogni numero c'ha la sua. Però ecco, concentrati su quello e comincia a dire al cervello tuo, proprio ecco, quasi un dialogo, come vi invito spesso a fare. Invitalo a farti capire, non essere sempre tu a cercare le cose. Certo, io vi invito sempre, cerca quell'informazione, cerca quell'altra, però lascia anche che lui, che è una macchina perfetta, un computer straordinario, ti presenti davanti il tutto. È un atto di fede questo. Comunque, voglio dire, proprio anche un po' per Deborah, alcuni aspetti
tra virgolette, che caratterizzano il 7. Il 7 si diceva il carro nei tarocchi, tra l'altro rappresenta qualsiasi mezzo di trasporto, dal carro vero e proprio all'automobile, qualsiasi mezzo, insomma. Io ho scritto il 7 che rappresenta la vittoria, vittoria intesa come vittoria sulle paure, per esempio, non vincere qualcuno, una logica completamente diversa questa. Il dominio della razionalità sull'impulso, il 7. L'intelligenza, la volontà, la decisione, capacità, io la chiamo capacità decisionale. La riuscita nel lavoro, di riuscire in qualcosa in termini lavorativi, capacità di leadership, libertà di espressione e per finire ho scritto coscienza, essere consapevoli dei propri talenti. Insomma, è un numero con dei pregi straordinari. Ti sta dicendo, focalizzati su questi, accetta che hai questi lati positivi, accetta anche che ci può essere un'informazione di cui tu hai bisogno. Fai lavorare il tuo computer qui dentro, come l'atto di fede di fronte a un computer. Il computer ce l'ho qui di fianco, io inserisco dei dati e non è che dico al computer muovi l'impulso elettrico di qua, muovi l'impulso elettrico di là. Noi siamo, con un atto di fede, pronti a ricevere una moltitudine di dati che sappiamo essere quasi perfetti, se non addirittura perfettissimi. Ecco, più o meno la stessa cosa. Quindi affidiamoci a questi numeri che noi guardiamo. Altro elemento fondamentale da tenere in considerazione quando vedete questi numeri e che aiuta un po' ad ottenere quelle informazioni utili, si diceva, attraverso quest'atto di fede, è cercare di ricordarsi cosa stavi pensando o facendo, soprattutto pensando, nel momento in cui ti è apparso quel numero. Del tipo, stavo facendo la spesa e stavo pensando ad una mia amica che è triste nel rapporto di coppia. Esempio, un'altra volta rifletto, stavo in casa di un'amica e stavo pensando ad un'amicizia che ho avuto da giovane. Le cose sembrano apparentemente slegate una all'altra, ma nel tempo ti arriva la soluzione. Ripeto, è sempre un atto di fede. Bene, come sempre vi invito a mettere un bel like a questo video e ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina. Mi raccomando, così vi arrivano le notifiche di quando sono il lunedì alle 21 in live. Poi tratteremo un argomento, se ti piace bene, altrimenti sarà per la prossima volta. Dopodiché ci sono qui sopra, per chi mi segue da Facebook e qui sotto da YouTube, 4 link. Il primissimo in ordine ti permette di accedere alla pagina dedicata del mio sito, dedicata alle mie sessioni individuali, incontri a tu per tu, Skype e Messenger. Stiamo andando benissimo, non intendo fare cambiamenti, quindi fidatevi, è un mondo perfetto questo. Ci sono 2 mesi di attesa, attualmente anche un po' di più, quindi dovete portare pazienza, non che scavalcate o dite, ah bene, allora non lo faccio più. Questo non è un atteggiamento maturo, se mi posso permettere, senza alcun giudizio diretto a qualcuno, perché poi non me ne viene in mente nessuno. Compilando il modulo 1, avrete informazioni senza impegno da parte della mia collaboratrice per una sessione di sblocco nei vari ambiti della vita, sentimentale, lavorativo, economico, finanziario, rapporto con gli altri, coi figli, mentre il secondo modulo, il modulo 2, è dedicato al percorso dell'attivazione della chiaroveggenza. Tra l'altro è prevista almeno una sessione di sblocco prima, io voglio prima conoscervi, dopo vediamo, anche perché si sta aprendo tutto un gran percorso per chi terminerà questo ciclo, poi ci saranno altri percorsi, ma avremo modo di parlarne a breve di questo. I miei corsisti già sanno, chi è diplomato già sa di cosa sto parlando, quindi andremo a perfezionare proprio una scuola vera e propria. Parlavo di diploma perché a chi raggiunge il risultato tanto sperato della chiaroveggenza riceverà il diploma firmato da sottoscritto. Poi c'è una cosa a cui ambisci, bene, altrimenti insomma la metti in un angoletto. Dopodiché c'è il secondo link dedicato al mio libro Saggio romanzato alla Isha. Un libro che, come vi dico spesso, sta piacendo tantissimo. Entrate con questo link nella pagina del mio sito, c'è un riassunto, c'è un link che vi rimanda ad Amazon e da lì potete fare tranquillamente l'acquisto. Dopodiché c'è il terzo link dedicato ai miei video, corsi, seminari completi. Questi video, dico spesso, sono la punta della punta di un iceberg.
di tutto quello che io vi posso dire tramite la videocamera. In questo caso sono stato ripreso in più città, come vedete metà schermata ci sono io che parlo, l'altra metà ci sono le slide che si intercambiano. Ci sono le dispensine stampabili e potete guardarli con i tempi che volete voi, tipo comprarli ora che c'è un prezzo agevolato e guardarli tra un anno, per dire. Sono file condivisi, come funziona, come YouTube, la stessa cosa, file condivisi, tu ci clicchi e parte tra l'altro tutto in automatico, non devi fare niente. Dopodiché c'è il quarto link dedicato alle mie, alla pagina delle mie live, del sito c'è la live in arrivo, le a volte live in arrivo, un calendario e sotto, come per Deborah, la possibilità di commentare, fare delle domande che poi ho tratto in live o in un video o semplicemente vi rispondo con del testo. Bene, io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Un grandissimo abbraccio dal vostro FabioNezzac.net.